Buonasera a tutti e benvenuti in trasmissione. Questa sera abbiamo un gradito ospite. Vi preannuncio che è un dottore in medicina legale, suo nome è Giuseppe Vetrugno, ed è uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni e che opera all'interno di una struttura convenzionata e che ha svolto e continua a svolgere attività di consulenza medico-legale prevalentemente nel settore della responsabilità professionale sanitaria nell'area capitolina. Reduce da una recente conclusione della vicenda relativa alla morte di Stefano Cucchi, che tutti noi conosciamo, in relazione a quale ha assolto la funzione di consulente tecnico di parte di uno degli agenti penitenziari definitivamente assolti. Vediamo se ai nostri microfoni il dottor Giuseppe Vetrugno. Ci sei, Giuseppe? Sì, ci Sì, ci sono. sono. Un Un caro caro saluto a saluto a tutti. tutti. Buonasera, benvenuto in trasmissione. Io ti ho presentato proprio perché tu sei uno tra l'entourage, passami il termine, del caso Cucchi. Soddisfatto per l'esito del processo? Diciamo, io assolvevo la funzione di consulente medico-legale di uno degli agenti penitenziari. Che Che sono sono stati stati definitivamente definitivamente assolti, assolti, quindi quindi sì, sì, rispetto rispetto all'esito all'esito del del processo, processo, sì. sì. Se Se devo devo essere essere sincero, sincero, inizialmente inizialmente temevamo temevamo per per una una differente differente conclusione, conclusione, non non perché perché non non fossimo fossimo certi certi dell'estraneità dell'estraneità del del nostro nostro assistito assistito rispetto rispetto ai ai fatti fatti che che venivano venivano contestati, contestati, ma ma un un po' po' per per l'attica l'attica mediatica mediatica della della vicenda. vicenda. Sì, mediaticamente hanno Purtroppo. spinto parecchio. Com'è? Mediaticamente, diciamo, è stato più volte Ma a dare voce. diciamo che ormai Quasi quasi tutti tutti i i processi processi che che riguardano riguardano vicende vicende di di cronaca cronaca stanno, stanno, diciamo, un diciamo, un po' po' evolvendo, debordando da debordando quello che quello che dovrebbe dovrebbe essere il essere teatro teatro effettivo effettivo della della loro loro messa messa in in scena, scena, che è che è praticamente praticamente il il tribunale, tribunale, e e finisco finisco per per debordare debordare e e entrare entrare anche anche in in contesti contesti dove dove vengono vengono indicate indicate determinate determinate cose cose messe messe meno meno in in rilievo rilievo altre. altre. Quindi Quindi di di recente recente per la per la vicenda vicenda che ha che ha riguardato riguardato Stasi, Stasi, quindi quindi il il giudice giudice di di Carlasco, Carlasco, il il procuratore procuratore generale generale della della Cassazione, Cassazione, il il consigliere consigliere Scenarangolo, ha Scenarangolo, ha proprio proprio puntualizzato puntualizzato questa questa deriva deriva dei dei processi processi nell'ultimo nell'ultimo periodo, periodo, che che rischiano rischiano anche anche un un po' po' di di porre porre in in fibrillazione fibrillazione i naturali decorsi dei processi dei nell'aula processi giudiziaria. nell'aula giudiziaria. In Certo, io questo una caso, domanda. devo dire, In questo caso, devo scusa, dire, per i miei per i miei assistiti assistiti non è non è successo, successo, quindi quindi è è andata andata come come doveva doveva andare. andare. Cioè, io volevo porti una domanda, proprio perché per l'alto contenuto mediatico dove si propongono spesso e volentieri sui vari media nazionali e internazionali in determinati casi, c'è possibilità che possa essere in qualche modo deviato il corso di un processo o magari la giuria possa essere stata magari troppo influenzata da quello che poi sono le varie trasmissioni sulle reti nazionali? Direi di sì, Direi di sì. c'è C'è un un caso, caso, diciamo, diciamo, famosissimo famosissimo nelle nelle cronache cronache giudiziarie, giudiziarie, diciamo, diciamo, mondiali, mondiali, che è che è quello quello del del processo processo di di O.J. O.J. Simpson. Simpson. C'è C'è un un testo testo di di un un autorevolissimo autorevolissimo docente docente di di diritto diritto penale penale dell'Università dell'Università Cattolica, Cattolica, un un professore professore che che ormai ormai non non c'è c'è più più perché è perché è deceduto deceduto per per una una morte morte che che lo lo ha ha sottratto sottratto troppo troppo presto, presto, che è il che è il professor professor Stella, Stella, che che commenta commenta proprio proprio questo questo tipo tipo di di processo processo in in uno uno di di questi questi suoi suoi testi testi sulla sulla tutela tutela dell'innocente, dell'innocente, diciamo, mette in mette in evidenza evidenza il il peso peso che che i i media media hanno hanno svolto svolto in in quel in tipo quel di tipo di contesto. contesto. Quindi Quindi sì, sì, i i media media stanno stanno assumendo assumendo una una funzione funzione che che potrà potrà alla alla fine fine collidere collidere con con quelli quelli che che sono sono gli gli interessi interessi del del processo, processo, che che non non sono sono quelli quelli di di assicurare assicurare ad ad ogni ogni costo costo incolpevole, incolpevole, cioè cioè non non bisogna bisogna andare andare alla alla ricerca ricerca del del cascatore cascatore ad ad ogni ogni costo. costo. Il Il nostro nostro ordinamento ordinamento è è fatto fatto in in maniera maniera tale tale da da evitare evitare che che diciamo, diciamo, un un innocente innocente finisca finisca in in galera. galera. Ecco, Ecco, questo è questo è l'obiettivo l'obiettivo che che noi noi dobbiamo dobbiamo perseguire perseguire nei nei processi. processi. Certo, Certo, assicurare assicurare alla alla giustizia giustizia il il colpevole, colpevole, ma ma bisogna bisogna farlo farlo al al di di là là di di ogni ogni ragionevole ragionevole dubbio. dubbio. Sì, Sì, perché perché sia sia poi poi i i dibattiti dibattiti televisivi televisivi a a volte volte
sono troppo centrati alla ricerca del colpevole, inevitabile che si valorizzi il peso della sofferenza della vittima. Su questo non ci piove nessuno, mette in dubbio che la vittima soffre, ha necessità e evidenza di esternare la sua sofferenza. Perché poi si ha la sensazione, no? Come se, diciamo, anche noi giornalisti, perché stiamo sempre lì puntati, non dico come avvoltoi, ma insomma, alla fine siamo lì perché dobbiamo fare cronaca e c'è anche una parte sopra di noi che ci pressa a fare cronaca e a portare alla ribalta ogni piccola variazione. Però mi rendo conto che effettivamente la ricerca della notizia stessa mette una certa pressione agli addetti al lavoro e magari si incorre anche in errori giudiziari. Può. Il discorso è questo, questo è il mito che faceva il consigliere Cendrango nella sua requisitoria per il processo di Carlasco. Bisogna tenere conto che i giudici, sia praticamente i togati, ma anche i anche i non non togati, togati, sono comunque persone influenzabili, influenzabili, come come ha ha detto detto il il consigliere consigliere Cendrango Cendrango nella nella requisitoria requisitoria per il per il delitto di delitto di Carlasco. Carlasco. I giudici, I giudici, sia i sia i togati togati che i che i non non togati, togati. Sono comunque comunque esposti esposti all'inondazione all'inondazione delle delle notizie, notizie, quindi quindi leggono leggono i i giornali, giornali, vedono vedono le le trasmissioni trasmissioni televisive televisive ed è ed è possibile possibile che che una una rappresentazione rappresentazione dei dei fatti fatti particolarmente, particolarmente diciamo, diciamo, indirizzata in un senso finisca per far inforcare loro delle lenti lenti che che poi poi alla alla fine fine non fanno fanno leggere leggere i i fatti fatti nella nella maniera maniera più più obiettiva obiettiva possibile. possibile. Questo questo è è il il rischio, rischio, questo questo è è il il rischio. rischio. Ora, Ora, nel nel caso caso di di Carlasco, Carlasco, non non penso penso che che sia sia andata andata così, così, perché perché la la Cassazione Cassazione ha ha deciso deciso in in una una certa certa maniera, maniera, quindi quindi ritengo che ritengo che non non sia sia stato stato così, così, però però è sintomatico che il procuratore generale della Cassazione lo abbia denunciato come rischio. Quindi non è è qualcosa qualcosa che che è è soltanto soltanto percepito percepito nella, nella, diciamo, diciamo, negli negli addetti addetti ai ai lavori, lavori, diciamo, diciamo, nei nei comuni comuni artigiani artigiani come lo sono io, ma è percepito evidentemente evidentemente anche anche alle stesse più alte. Anche perché non si spiega come a volte capitino una fuga di notizie anche in un contesto dove dovrebbe essere più ermetico possibile. Ma Perché a volte si diciamo sanno lavori. degli indizi che solo gli addetti al lavori, quindi non si capisce qual è l'interesse poi a volte di essere questa via uscita, fuoriuscita di Ma notizie. questo io non so se sia, sia, diciamo, diciamo, io sono sempre sempre molto, molto, sono convinto del fatto che gli uffici giudiziari sono assai assai impermeabili. impermeabili. Poi Poi bisogna bisogna dare dare anche anche atto atto alla alla categoria categoria dei dei giornalisti giornalisti per per fare fare il il loro loro mestiere, mestiere, cioè, cioè, sanno sanno dare dare a a caccia caccia delle delle notizie notizie che che evidentemente evidentemente vengono vengono valorizzare. valorizzare. Quindi Quindi io non. io non. A Questa questa storia storia dei delle fughe fughe di di notizie, notizie, diciamo, diciamo, degli degli uffici uffici giudiziari giudiziari con con l'approdo, l'approdo, cioè, cioè, non non ho ho mai mai creduto. creduto. Sono, cioè, cioè, voglio voglio dire, dire, penso penso che che chi chi sappia sappia fare fare il il suo suo mestiere mestiere tra tra i i giornalisti. giornalisti. Senti, io volevo farti una domanda perché mi ha colpito ultimamente una cosa molto, diciamo, passami il termine, curiosa. Dice, ho letto che il numero dei chirurghi in Italia, passando proprio da un altro a un'altra tematica, no? Il numero dei chirurghi in Italia è in flessione dentro 10 anni nei reparti, sembrerebbe che mancherebbero all'appello 34.000 professionisti. Secondo te è un problema dovuto a una sempre maggiore richiesta di risarcimento del danno proprio nei confronti di questi specialisti o è semplicemente una carriera molto complicata quella del chirurgo? Bella Bella domanda. domanda. Diciamo Diciamo che, che vabbè, ovviamente ovviamente ogni ogni tanto tanto si si rincorrono rincorrono queste queste cifre cifre allarmistiche, allarmistiche, peraltro peraltro poi poi magari magari contrastano contrastano con con altre altre che che provengono provengono dall'Associazione dall'Associazione dei dei Medici, Medici, che che sono sono invece invece allarmistiche allarmistiche sotto sotto un un altro altro versante, versante, quello quello per per cui cui diciamo, diciamo, sono sono troppe troppe le le richieste richieste di di iscrizione iscrizione alle alle facoltà facoltà di di medicina medicina rispetto rispetto all'effettivo all'effettivo fabbisogno fabbisogno di di medici, medici, per per cui cui c'è c'è il il rischio rischio contrario contrario di di un un eccesso eccesso di di disoccupazione disoccupazione o o di di sottooccupazione sottooccupazione dei dei medici medici appena appena laureati. laureati. Quindi, Quindi, come come vedi, vedi, le le voci voci sono sono anche anche un un po' po' contrastanti. contrastanti. Non Non penso penso che che il il fenomeno a fenomeno a cui cui tu, tu, diciamo, diciamo, alludevi alludevi prima, prima, che che certamente certamente esiste, esiste, non non penso, penso, magari magari non non in in quelle quelle dimensioni, dimensioni, non non penso penso che che sia sia dettato dettato dal dal fatto fatto che che i i nostri nostri corsi corsi laurea laurea siano siano non non particolarmente particolarmente in grado di
prolifici, ecco, o comunque in grado di assicurare diciamo, percorsi formativi adeguati. Anzi, ritengo che le nostre facoltà, le facoltà del nostro paese siano ben attrezzate per poter offrire il massimo della preparazione possibile, forse più teorica che pratica, però non si spiegherebbe in base a quale ragione poi nostri neolaureati riescano a penetrare in contesti lavorativi extra italiani con una certa facilità. Quindi significa che la preparazione di base, per quanto teorica, è ben fatta. Probabilmente l'aspetto a cui alludevi te, cioè quello della paura del contenzioso, sta iniziando a fare una certa breccia. E unito poi anche al discorso che ovviamente abbiamo a che fare con una categoria di professionisti che non raggiunge più quei livelli di reddito così elevati come un tempo si presumeva che fosse, cioè non è una categoria così privilegiata la categoria dei medici, quindi sia che si tratti di medici professionisti dipendenti del settore pubblico, sia che si tratti di professionisti dipendenti del settore privato. Ecco, io l'idea sono le due questioni che vanno secondo me di pari passo. Senti, proprio guadagno poco, poi devo pure spendere, certo, una quota di questo guadagno per garantirmi una copertura assicurativa, e non è detto che la trovo, che riduce ulteriormente il mio reddito, voglio dire... Che in quei casi non copre l'ospedale, non copre mica l'ospedale, il danno arrecato... Dipende. Allora dipende, cioè nel senso, innanzitutto devi avere la fortuna di essere un dipendente di una struttura ospedaliera, di non lavorare a partita IVA, diciamo, sì, no? Sì. Quindi sì, copre l'ospedale, ma devi considerare che i contratti collettivi nazionali diciamo, impongono all'ospedale la copertura assicurativa tranne i casi della colpa grave. Ah. Il che significa che non, per com'è l'assetto attuale, non hai una copertura totale, e una buona parte dei professionisti è costretta comunque a ricorrere al mercato assicurativo, sempre che riesca a trovare un'assicurazione degna di tal nome che lo riesca a coprire. Perché è alto il rischio. Sta mutando. Perché poi è alto il rischio. Come ci si muove in altri paesi? Perché in Italia sappiamo, almeno circolano voci dove ormai nelle sale d'attesa dei pronto soccorso ci sono più avvocati che pazienti. Leggende metropolitane, ma non tanto distanti dalla realtà. Appunto. E io sono sempre curioso, negli altri paesi come ci si muove per governare il fenomeno del contenzioso? Allora, a questo punto. Diciamo che gli antesignani di un nuovo sistema, di un diverso approccio a questo problema, avremmo potuto essere noi. Okay. Perché quando noi introducemmo nel nostro paese il sistema della tutela degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, a tutela del lavoratore e dei datori di lavoro, tra virgolette, quindi creando l'INAIL, noi introducemmo un sistema di tipo indennitario, per cui il rischio dell'infortunio sul lavoro fu posto a carico del datore di lavoro e in parte anche del lavoratore, con un sistema di indennizzo che interveniva ogni qualvolta si creava un infortunio, con un danno conseguente. Quindi noi escogitammo il sistema giusto in un settore, poi ci siamo fermati lì. Altrove, in altri paesi, penso per esempio all'esperienza scandinava, questo sistema è stato recepito ed esteso a tutte le condizioni che possono essere fonte di rischio di danno per i propri cittadini. Quindi nella Scandinavia, nei paesi scandinavi, in Danimarca, in Norvegia, in Svezia e poi in altri paesi che hanno mutuato questo, il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda, hanno adottato un sistema per cui a fronte del rischio di danno iatrogeno, che è un rischio, ahimè, purtroppo a volte anche inevitabile per alcuni tipi di prestazioni professionali, la collettività si fa carico del danno di cui il paziente rimane vittima, indennizzandolo. In questo modo, in quei paesi, il contenzioso giudiziario penale è inesistente. Quello civilistico
e avviato dalle stesse commissioni che valutano la natura del danno e se ravvisano che c'è stato un'evidente negligenza grave, sono quelle commissioni che fanno partire i processi, che sono limitatissimi, veramente a pochi casi l'anno, e che si risolvono poi con l'intervento a quel punto di assicurazioni private, che però hanno, cioè le assicurazioni non sono degli enti di beneficenza, sono delle imprese pure loro, non ci si può pensare che coprano tutti i rischi possibili e immaginabili. Però in quel caso la loro alea è più accettabile e infatti coprono quel tipo di rischio, un rischio più ridotto rispetto al quale ritengono di poter investire e scommettere. E questo è un modello che è adottato in quei paesi e funziona. In Gran Bretagna il sistema non è proprio simile, esiste un sistema più o meno assimilabile, però lì esiste comunque una quota di contenzioso penale non trascurabile. Di recente su una rivista internazionale, che è il British Medical Journal, si commentava una condanna penale comminata ad un chirurgo per un errore, diciamo, in corso di intervento, una sepsi generatasi su un paziente, condannato a 2 anni e mezzo, e quel tipo di condanna, diciamo, è stata oggetto di numerose riflessioni oltre manica. Invece qui da noi noi abbiamo ancora un sistema che è ingessato sul fronte penalistico, dove magari non tutti i casi che approdano diciamo in sede penale finiscono con delle condanne. Le casistiche parlano che nel 90% dei casi una denuncia penale non porta da nessuna parte, non si traduce in una condanna del professionista, e di quel 10% che finisce al processo, anche in quel caso siamo in un 70% che si risolve con una assoluzione perché non esiste proprio il fatto, certo. E soltanto in un ulteriore 10% si arriva alla condanna definitiva del professionista in sede penale. Quindi in sede civile invece i meccanismi della ripartizione della prova sono più a vantaggio del danneggiato, e quindi magari qui il rapporto è invertito. 7 volte su 10, diciamo, il danneggiato ha possibilità di cantare vittoria, tra virgolette, ecco, se così si può esprimere. Però questo evidentemente non è un sistema che regge. Perché non regge? Perché innanzitutto crea inquietudine diciamo nel professionista che lavora e che teme che l'errore, che comunque fa parte di qualsiasi professione intellettuale, sia dietro l'angolo, però oltre all'errore poi ne scaturiscono tutta una serie di altre conseguenze. E anche le compagnie assicurative che obiettivamente iniziano a ritenere che la scommessa non sia più così vantaggiosa. E quindi, cioè, se uno sa, come compagnia assicurativa, che 7 volte su 10 è costretta a pagare, sono enti di beneficenza. Certo. Senti, hai notizie di iniziative adottate di recente nel nostro paese? Sì, e devo dire che il disegno di legge che era stato coordinato da un deputato che si chiama Gelli, del Partito Democratico, andava, a mio avviso, nella sua versione originaria, che ho avuto modo di visionare in questi mesi, andava nella direzione giusta, perché riprendeva alcuni aspetti che guardavano ad una possibile introduzione di un sistema simile indennitario, soprattutto per tutti i casi di danni da infezioni nosocomiali. E poi valorizzava una intuizione della cosiddetta legge Balduzzi, che era appunto quella di creare un fondo sanitario nazionale a compartecipazione parte delle compagnie assicurative, parte dei professionisti dell'area sanitaria, per poter assicurare al danneggiato comunque una quota di risarcimento. Quella era un'intuizione forte della legge Balduzzi, che il disegno di legge di Gelli riprendeva e sviluppava. Poi questo disegno di legge è stato travasato in parte in un emendamento alla legge di stabilità, ma purtroppo poi dopo non si è trovata la copertura per questo
per questo emendamento, per cui una parte dell'emendamento, cioè questa, è stata stralciata, finirà in un disegno di legge che poi andrà al dibattito parlamentare, diciamo, l'anno prossimo. Quindi confido sul fatto che si possano apportare delle migliorie e che appunto quelle parti interessanti del disegno di legge vengano valorizzate e magari vengano anche ulteriormente sviluppate. Quindi, c'è un aspetto invece di quel disegno che è un po' preoccupante a mio modesto avviso e che è rimasto nella legge di stabilità. E lo ritieni positivo? Come? Dico, lo ritieni un fatto positivo oppure no? E dicevo, cioè, l'aspetto positivo è quello che purtroppo è stato stralciato e che comunque però potrà essere recuperato nel dibattito parlamentare quando il disegno di legge magari assumerà la forma della legge vera e propria. Il dibattito si farà nei prossimi mesi. L'aspetto che è rimasto nell'emendamento alla legge di stabilità, che ritengo invece un po' preoccupante, è quello che riguarda la gestione del rischio. Anche qui, diciamo, le premesse sono ottime, le premesse di questo emendamento sono ottime, sono le migliori possibili. La realizzabilità di quanto auspicato in premessa però è impedita da una postilla che è stata aggiunta, diciamo, nel disegno dell'emendamento e che riguarda soprattutto le attività dei percorsi di audit, che obiettivamente renderebbe difficoltosa, se non addirittura impossibile, proprio il sistema di messa in sicurezza dei percorsi sanitari. Perché gli dico questo, che magari sembra un'affermazione un po' forte? Perché devi sapere questo, cosa sono gli audit? Gli audit sono delle condizioni attraverso le quali si fanno degli approfondimenti. Alcune volte questi approfondimenti scaturiscono da degli errori che vengono segnalati dai professionisti dell'area sanitaria. Succede che uno scambio di provette, oppure si verifica la dimenticanza di una garza. Ecco, tutto questo, o si somministra un medicinale a un paziente piuttosto che un altro. Ecco, questi eventi che possono succedere in realtà organizzative complesse vengono segnalati, diciamo, alle unità di gestione del rischio. E sulla base di queste segnalazioni, chi sovrintende a questa unità effettua delle indagini. Certo. Queste indagini consentono di intercettare quali siano state le condizioni che hanno portato a quel tipo di errore e magari a individuare delle soluzioni. Quindi sarebbe incentivare queste indagini, quanto più se ne fanno meglio è, quanto più questi audit vengono svolti tanto migliori saranno certamente gli interventi sul piano della sicurezza per i pazienti e per gli operatori. Ora, qual è il problema che inserisce questo emendamento? È che ritiene il legislatore che questi audit debbano poter essere acquisiti senza nessun tipo di ostacolo da parte dell'autorità giudiziaria. E qui c'è un problema. Se io devo invitare i professionisti a essere trasparenti nel denunciare situazioni di errore, lo devo fare in maniera tale da poter avere la loro massima partecipazione. E devo evitare che loro temano che da quelle informazioni possano subire dei danni. Nella vecchia formulazione, questo aspetto qui, questo rimando all'articolo 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, non c'era. È stato inserito successivamente. Ecco perché dico, la versione originaria del disegno di legge era... veramente andava nella direzione diciamo migliore. Evidentemente, e purtroppo succede sempre così, no? Quando si sta nei dibattiti parlamentari devi mediare tra le opposte esigenze. E questo probabilmente è stato un inserto che si è verificato nelle discussioni che ci sono state in Parlamento. Ci sarà stato chi ha pressato per inserire questa specie di sottoclausola che in realtà, a mio avviso, finirà per ostacolare l'attività di rischio di prevenzione del rischio clinico piuttosto che per incentivarle. Senti, adesso io sentivo anche dopo ultime disposizioni che comunque è stato regolato molto di più l'orario del chirurgo stesso per non incorrere proprio in errori, perché si parlava di chirurghi che facevano 15-16 ore di fila. Ma qui, diciamo, il nostro paese è giunto buon ultimo rispetto a delle indicazioni che
provenivo dall'Unione Europea in tema di riassorbimento degli orari di lavoro. Ci sono state anche delle posizioni critiche da parte di alcuni rappresentanti del mondo medico che hanno visto in questo tipo di iniziativa comunque una sorta di trasformazione del ruolo medico in un ruolo quasi impiegatizio. Però bisogna anche tenere conto che ci sono dati di letteratura che indicano come un orario di lavoro troppo protratto sia non soltanto foriero di potenziali rischi per i pazienti, ma soprattutto per gli stessi operatori sanitari, che vanno Certamente. incontro più frequentemente, questi sono dati recentemente pubblicati sull'Lancet, se non vado errato, vanno più frequentemente incontro a incidenti stradali, per stanchezza. Non è soltanto una norma posta a tutela dei pazienti. C'è un articolo del New England pubblicato qualche mese fa che invece dice che non si sono evidenziate conseguenze di danno su pazienti da parte di operatori che siano stati costretti a lavorare oltre il dovuto rispetto all'orario normale. Mentre ci sono evidenze di letteratura che documentano come gli operatori costretti a prolungamenti d'orario siano più esposti a rischi per la loro salute, di natura traumatica. Ecco, sotto questo profilo, quindi, a mio avviso, ben venga questo tipo di recepimento della norma, che Poi naturalmente imporrà una serie di revisioni degli assetti e degli organici, sui quali però l'emendamento di cui parlavo prima interviene, e interviene in maniera, a mio avviso, anche positiva, cioè finalmente riapre un po' un capitolo, diciamo, che era un po' chiuso in questi ultimi periodi per questioni di esigenze di bilancio, che è quello di riaprire i concorsi e anche diciamo, i termini per un allargamento dell'impiego del mondo medico e non solo, anche infermieri e psicologi. anche perché il mondo medico conosce il precariato come conosce qualsiasi altro fattore lavorativo. Decisamente, decisamente. Decisamente il precariato diciamo, è diventato una componente non strutturabile dell'attività medica, sia sotto l'aspetto. E qui poi dopo ci sono rivendicazioni del mondo dei cosiddetti specializzandi, che sono specialisti in formazione, Certo. che da tempo rivendicano il loro utilizzo diciamo, come precariato, a dispetto di norme di legge che imporrebbero il contrario, ma sia anche coloro i quali sono specialisti a tutti gli effetti e che purtroppo riescono a trovare impiego inizialmente per svariati anni solo sotto forma di appunto, attività libero-professionali con partita IVA o Sì. con altre forme di collaborazione. Tra l'altro leggevo che addirittura sui 40-45 anni un chirurgo riesce a trovare pianta stabile in una struttura fino a quella data lì, mentre poi in altri paesi 40-45 anni i chirurghi sono già anche addirittura a capo di equipe. E soprattutto i nostri chirurghi. Questa Sì. no, è solo questa dimostrazione del fatto che la qualità della preparazione delle nostre università diciamo, è ottimale. Ed è questo che l'altra riflessione che genera inevitabilmente amarezza. Investiamo comunque nelle giovani generazioni e creiamo delle professionalità in grado di potersi affermare, e però le perdiamo, Ti e faccio una domanda. così Sì. facendo le perdiamo. Senti, ti faccio una domanda a bruciapelo e poi chiudiamo perché siamo già oltre il limite. Cosa pensi di tutte quelle università, tipo anche come vengono pubblicizzate spesso nei vari media, come in Albania, dove molti studenti preferiscono lasciare la propria terra e andare a studiare oltre? La vedi più come una scappatoia? La vedi come una o un'ulteriore possibilità data a un'università a circolo chiuso? Sarei propenso a dire che è una scappatoia. Una scappatoia. Io cioè,
vorrei qui affermare ancora una volta il ruolo e il patrimonio delle nostre università, okay, che hanno certamente i loro difetti, come qualsiasi elaborazione umana, cioè dei difetti. Sì, 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 sì. Sono certamente perfettibili. Come un allargamento del numero, certo, come lo vedresti? Magari una revisione su un tot di numeri un po' più allargati, invece che essere una strettoia di un imbuto dove sembra che pochi eletti riescano ad arrivare. Qui io sono sulla stessa falsariga, cioè sulla stessa lunghezza d'onda dell'Ordine dei Medici. Bisogna tenere conto di quelle che sono le esigenze occupazionali, da un lato, okay, questo è quello che dice l'Ordine dei Medici, quando spinge per almeno per un mantenimento dell'attuale numero chiuso, se non addirittura per una riduzione ulteriore della ampiezza della finestra di accesso. Mm-hmm. Ma poi dico anche un'altra cosa, che per garantire gli standard qualitativi di formazione non puoi confrontarti con grossi numeri. Okay. Se vogliamo avere dei bravi medici, come fin qui li abbiamo avuti e li stiamo facendo, dobbiamo consentire a chi li forma di avere a che fare con numeri tali da poter estendere le capacità di didattica diciamo, anche il numero chiuso permette. Quindi il numero chiuso, se il numero chiuso un prefiltraggio, diciamo, va incontro anche a questo tipo di esigenza. Non è soltanto l'esigenza occupazionale futura in, certo, termini di eccesso di soggetti formati, perché sotto questo aspetto la risposta che proviene da determinati settori è: vabbè, ma siccome siamo in un mercato libero e aperto, chi l'ha detto che debbano per forza lavorare nel nostro paese? Possono andare fuori, quindi noi li formiamo e vanno fuori. Vabbè, fermo restando, questo comunque è una soluzione che mi lascia un po' perplesso, però voglio dire, sarebbe una risposta coerente rispetto all'obiezione: sforniamo una pletora di professionisti. No, io, certo, quello su cui vorrei fare l'aspetto del numero chiuso, che ha i suoi difetti, voglio dire, non sto dicendo che sia la panacea di tutti i mali, e che con quelle caratteristiche di numeri le nostre università riescono a sfornare persone preparate. Altamente qualitative. Diciamo, certamente, è come se l'università perché stessa. L'alternativa sarebbe allargare l'offerta formativa, cioè ampliare, sì, l'offerta formativa, il che significherebbe aumentare i costi. Allora, a quel punto, aumentando l'offerta formativa, la domanda inevitabilmente potrà mantenersi su livelli, potrà essere anche essa elevata. Non so se. Certo. Sì, sì, è vero. Sì. Altrimenti, diciamo, se l'offerta formativa resta quella, cioè se il numero dei docenti, dei ricercatori universitari resta quello che è inevitabile che rispetto a quel numero il numero di domande che potrà essere accolta deve essere inevitabilmente parametrato. Perché altrimenti c'è il rischio che quelle persone, quegli studenti si vedranno formati in maniera meno preparata di quanto ci si attenderebbe. Anche perché comunque si parla con la salute, si parla di un settore come la salute che più alta, certo, la preparazione, più si garantisce. Anche perché si parla di persone, si parla di persone che vengono definite dalla giurisprudenza i garanti della salute. Certo. Certo, cioè i garanti della salute dell'articolo 32 della Costituzione, i garanti sono i professionisti dell'area sanitaria. Certo. Il cittadino, diciamo, è tutelato, la Repubblica tutela la salute dell'individuo, no? Che dice l'articolo 32. E attraverso quale azione la Repubblica può tutelare la salute se non attraverso gli operatori sanitari? Con un alto coefficiente di preparazione. I garanti di quel diritto sono i professionisti dell'area sanitaria e noi, certo, ci dobbiamo aspettare che siano preparati al meglio. Guarda, noi ti ringraziamo, sei stato gentilissimo e cortese e esaustivo su ogni nostra domanda e curiosità. Grazie ancora di essere intervenuto in trasmissione. Visto che siamo in periodo natalizio, ti facciamo gli auguri di buone feste a te e tutta la famiglia. Buon Natale anche a tutti quanti voi. Ciao, grazie. Arrivederci, ciao.